Oggi dobbiamo ragionare del caso Cucchi e dobbiamo ragionare del caso Cucchi perché lo stesso Franco Gabrielli, il numero uno della Polizia di Stato italiana, ha avuto delle parole nette, inequivocabili, che non possono dar adito ad interpretazione alcuna. Gabrielli era a Scampia, quindi in una delle zone più famose, più degradate di Napoli, e era lì per l'inaugurazione di un centro d'ascolto per donne vittime di violenza, un tema su cui l'Italia tutta si deve interrogare, e per come ha riportato l'ANSA è intervenuto sul caso Cucchi. Sentenza che appunto poche ore fa di fatto ha permesso di appurare che Stefano Cucchi è stato ammazzato, certo sentenza di primo grado, che sia chiaro, ma pur tuttavia sentenza prodotta da magistrati italiani, secondo cui Stefano Cucchi non è morto di morte naturale o di altre cause che in qualche modo potrebbero esentare alcuni custodi della sua vita da ogni forma di responsabilità. Stefano Cucchi è morto per violenza, violenza subita, un pestaggio. Questo ha sentenziato appunto un tribunale italiano e c'è stato qualcuno che ha avuto modo di polemizzare, di non riconoscere gli errori fatti, perché, torno a ripetere, tutti possiamo sbagliare, ma c'è una distinzione fra noi esseri umani. Ci sono quelli che hanno l'umiltà di riconoscere i loro errori e tutti quanti ne facciamo, nessuno è perfetto e potremmo anche dire sì, ho sbagliato, chiedo scusa. E poi ci sono quelli che al contrario non sbagliano mai e quindi in maniera sprezzante, autoconvincendosi di essere dalla parte del giusto, ti vengono a dire no, ma comunque io ho sempre ragione, quindi la colpa è sempre dell'altro. Franco Gabrielli ha avuto da dire queste parole, le voglio leggere. Credo che quelli che hanno insultato la famiglia Cucchi dovrebbero chiedere scusa dopo la sentenza di condanna. E qui non c'è soltanto il padre di Stefano, ma c'è anche la madre di Stefano, che visibilmente sta combattendo una battaglia durissima contro una malattia devastante, e purtuttavia la madre ha impiegato tutte le sue forze per essere lì al momento della sentenza. Ma il riferimento è anche a Ilaria, persona per me straordinaria, persona che ha deciso con una forza di volontà straordinaria, con una forza di volontà che tutti quanti dovremmo avere quando ci si batte per la giustizia, ha deciso di non fermarsi di fronte ad alcun muro di gomma, perché il vero ostacolo in Italia è il muro di gomma. Non è la roccia viva, è il muro di gomma che ti rimbalza indietro. E Ilaria ha avuto la forza di combattere fino a quando un carabiniere non si è sentito in dovere di dire la verità. Questo ha cambiato l'iter processuale, probabilmente cambiato, e comunque ha permesso che si arrivasse ad una sentenza di condanna, che, badate, non è riferita ai carabinieri tutti, ma a quelli che hanno disonorato l'uniforme. È questo che bisogna capire. Noi sbagliamo quando generalizziamo, noi dobbiamo sempre distinguere ed individuare, soprattutto in ambito penale, le responsabilità personali, individuali. I familiari di una vittima hanno il diritto di chiedere giustizia e non chiedono niente di più di quello che uno Stato dovrebbe garantire. Guardate, Gabriele è stato formidabile e non chiedo niente di più di quello che uno Stato dovrebbe garantire, perché se c'è una ragione d'essere per lo Stato è quella di far giustizia. Purtroppo
Purtroppo queste vicende a volte si colorano di strumentalizzazioni, di interpretazioni, e a volte le stesse intenzioni dei familiari vengono equivocate e strumentalizzate. Certo, questa è una sentenza che dovrà passare al vaglio di un appello e della Cassazione. Sappiamo tutti che in Italia la giustizia si realizza attraverso 3 gradi di giudizio e noi siamo al primo. Ci vedo sempre un approccio manicheo, continua Gabrielli. Ho imparato che il mondo non è fatto solo di bianco e nero, ma di tanti grigi, e che spesso le cose sono un po' più complesse. Tutti quelli che hanno espresso giudizi avventati dovrebbero riflettere. Tutti quelli che hanno espresso giudizi avventati dovrebbero riflettere, io aggiungo, ne fossero capaci. Essendo però un giudizio di primo grado, anche un'enfasi esattamente contraria dovrebbe essere contenuta. Così Franco Gabrielli a maggio dell'inaugurazione al commissariato di Scampia della stanza di ascolto per donne vittime di violenza. Ma chi è che in questi anni è stato capace di giudizi avventati? Di alcuni io sono stato testimone, perché in alcuni casi in aula, in Senato, l'ex senatore Giovanardi si è dilettato anche in questa, non so come dire, folle interpretazione di fatti. E non soltanto in quel caso, perché Carlo Giovanardi è stato spesso al centro dell'attenzione per le sue mirabolanti ed eccentriche interpretazioni della realtà, per cui certe ricostruzioni sono state quantomeno oggetto di ascolto stupito. Ci si domandava se Carlo Giovanardi avesse un pochino alzato il gomito oppure dicesse veramente quello che le nostre orecchie stavano sentendo. Però, vedete, oltre che Giovanardi, come potete tranquillamente verificare in rete, sono stati anche tanti altri che si sono spesi per offendere Stefano Cucchi e la sua famiglia. Chi vengono riprodotti appunto? Giovanardi, Tonelli e Salvini. Giovanardi ex senatore, Tonelli attualmente deputato della Lega, nonché componente della Commissione Antimafia, e questo è Matteo Salvini, lo conosciamo tutti, ex ministro dell'Interno. Ora io potrei, poi per esempio si fa riferimento anche ad altri politici, penso a Maurizio Gasparri, se non ricordo male, anche altri di un certo mondo hanno difeso a priori l'arma dei carabinieri e i componenti la stessa, per attribuire ogni responsabilità al fatto, al caso, alla malattia, a Stefano Cucchi di fatto, ma mai e poi mai ad altri, perché non si è mai minimamente presa in ipotesi l'eventualità che Stefano Cucchi fosse stato ucciso dallo Stato. No, io potrei aver parole durissime, ma voglio associarmi allo stile di Franco Gabrielli, che con molta fermezza, ma anche con molta classe, ha semplicemente detto che molti che in passato hanno espresso giudizi avventati dovrebbero riflettere. Io vorrei che si capisse questo: tutti possiamo prendere parte, partito, e noi siamo nell'ambito della politica, partito deriva appunto da parte, e dobbiamo certamente prendere parte, perché chi è sempre soltanto neutro è colui che dimostra indifferenza nei confronti della realtà, non si posiziona né su un fronte né sull'altro, e qualcuno tempo fa scriveva odio gli indifferenti appunto per indicare questa avversione nei confronti di quelli che cascano sempre in piedi semplicemente perché non stanno mai in piedi, ma strisciano sempre.
E quando uno striscia non deve prendere posizione. È giusto prendere posizione, ma altrettanto giusto distinguere la militanza dalla faziosità. Io pure sono militante, ma quando noi facciamo una cazzata lo dobbiamo ammettere, anche se sono i miei, anche se sono io a farla, e dobbiamo avere l'umiltà di chiedere scusa. Adesso, là c'è stata una giovane persona di poco più di 30 anni, sì, aveva problemi di droga, ma penso che non ci sia alcuno perfetto che non abbia problemi di alcun tipo. E credo che sarebbe anche divertente allargare lo spettro delle indagini a tutti gli italiani che abbiano problemi di droga, perché la tossicodipendenza è un problema socialmente purtroppo assai diffuso. Ma questo non significa che uno che ha problemi di droga debba essere trattato nella modalità infame, vergognosa, tragica in cui è stato trattato Stefano Cucchi. Ci ricordiamo tutti le foto del suo cadavere, le ecchimosi sul suo cadavere. E allora, per questo motivo, torno a parte partito, possiamo tutti sostenere le nostre posizioni, ma a fronte di certe tragedie la cosa migliore è il silenzio, chiedendo anche scusa, senza reiterare l'errore precedentemente commesso e imparando dall'errore che si è fatto, perché troppe volte tutti, io per primo, giudichiamo senza aver necessariamente studiato. Bisogna studiare, bisogna avere prudenza, bisogna anche essere forti nel giudicare, quando però c'è la convinzione di poterlo fare avendo alle spalle un lavoro preventivo di acquisizione di informazioni e di dati che è sempre necessario e che non sempre però riusciamo ad operare. E noi molto spesso manicheisticamente operiamo dei giudizi, per cui la sinistra è bella, la destra è brutta, l'Inter va bene, il Milan fa schifo. Io non voglio ragionare così. La complessità del reale ci impone di dover distinguere rispetto al bianco e rispetto al nero, come voleva Franco Gabrielli, anche tante differenti tonalità di colori intermedi fra il bianco e il nero, il grigio appunto. E allora il mio invito a tutti quanti è che ci si trattenga un pochino di più. Questo è il momento in cui c'è hate speech, cioè la violenza verbale pura. Non è badate, perché molti mi diranno: ma come, tu sei un esponente della forza che è nata con il Vaffadei? Ma il Vaffadei era liberatorio, catartico. Ma non l'avete mai detto ad un amico che sta dicendo un'evidente stronzata, che sta sostenendo una corbelleria come mai e che sta prendendo in giro anche se stesso? E noi siamo nati con quel vaffa, ma sempre nella volontà di far correggere l'altro rispetto all'errore commesso. Invece, quando sistematicamente si erigono muri che nascondono la realtà e che impediscono ai nostri occhi di vedere il mondo reale, e allora si vuole credere che quelle ecchimosi sarebbero state prodotte da una caduta accidentale perché nessuno avrebbe sfiorato Stefano Cucchi, beh, allora là qualche problema c'è. E allora l'invito che faccio a tutti, destra, sinistra, centro, alto, basso, medio, tutto quello che volete, è quello di essere più posati e più equilibrati, perché sì, le parole sono parole, ma le parole possono far male. Io ho grande stima nei confronti di Ilaria Cucchi e della mamma di Stefano e di Ilaria, e anche del papà, come ovvio, e so che se oggi uno Stato è in grado di mettere se stesso in discussione, giudicando e condannando suoi stessi servitori, suoi stessi uomini, è perché queste persone non hanno mai ceduto. Sarebbe stato semplice fermarsi ad un certo punto, sarebbe stato semplice accettare la medicina dell'oblio, della dimenticanza. La memoria, guardate, spesso è fonte di sofferenza, perché chissà quante volte
a casa Cucchi avranno sofferto al semplice ricordo di quei giorni, di quelle ore, e magari anche al pensiero degli errori fatti da loro stessi, perché magari anche loro hanno fatto degli errori. Pur tuttavia, questo non ha impedito loro di continuare a battersi per la giustizia. E allora invito tutti, e non li devo ripetere quei cognomi, soprattutto chi è uomo pubblico, soprattutto chi è espressione di forze politiche, ha la responsabilità di pesare le parole con grande, grande ponderazione. Tutta la mia stima, tutta la mia vicinanza alla famiglia Cucchi, e lasciatemi dire anche una grande lezione di civiltà e di umanità da parte di Franco Gabrielli.